Buongiorno. Ciao Betty. Ditemi quello che volete, ma io il latte col cacao lo adoro. Colazione finita, andiamo a lavarci. Ma questo non ve lo faccio vedere. Prima volta che registro un vlog in ascensore, cioè prima volta che registro proprio un vlog del genere. Insomma, sto ancora cercando di imparare a non cioè, a fregarmene di quello che vedono gli altri, dicendo tipo ehi, ma questo fa il vlog, oppure che sta facendo questo tizio con la telecamera. Quindi adesso tutte le persone che mi conoscono fuori, se mi conoscono gente, mi vedrà con la telecamera. È una cosa un po' strana, perché è una cosa abbastanza vistosa. Va bene. Fra 5 minuti esatti dovrei portare, cioè dovrei andarmene. Quindi vediamo se Betty fa velocemente i bisognini e poi chiudo e prendo lo zaino e ce ne andiamo. Chiudiamo qua che sennò è stato un po' freddo, mamma mia. Ma dove? Per chi non lo sapesse, frequento il corso di architettura, perciò porto queste cartelline quando entro tutto il materiale, robe varie. Vabbè, scappo che faccio ritardo, ciao! Oggi in teoria dovrebbe essere una giornata abbastanza tranquilla, dato che ieri mi sono già fatto interrogare in storia dell'arte, e perciò, essendomi già fatto interrogare, oggi non avrei... cioè, oggi... non dovrei avere problemi con materie e robe varie, perché ho già fatto un'interrogazione, perciò dovrei essere a posto. Mi sento un po' strano a vloggare in pubblico, però è una cosa che bisogna imparare a fare e voglio imparare a farlo. Comunque è una cosa un po' difficile tenere sempre questa mano destra con il Gorilla Pod, che pesa. Se lo tenete tanto tempo pesa. E questo fiatone però non è dovuto al Gorilla Pod, ma è dovuto alla solita strada con lo zaino e cartellino che la scuola mi costringe a fare. E niente, vabbè, ci vediamo più sopra la fermata. Allora, lì in fondo forse dovrebbe esserci già qualche mio friend. Salve. 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 Uè. Salve. Uè. Allora. Tu sei mascherato dalla luce. Adesso entra a scuola, è arrivata un'altra persona strana. Saluta Antonella. Allora, dicevo, esattamente, adesso vado a scuola, ci vediamo dopo e poi vediamo cosa succederà. Ora come ora, il posto non si trova. Cazzo. Aggiungi. Sono troppe persone. Troppe. Sperando che si trovi. Sono riuscito a prendere il biglietto. Praticamente adesso si vede in faccia proprio la telecamera. E niente. Si torna a casa.
In questo momento sto tornando a casa e dovrei fare architettura, portare pettigio e tante cose strane. Perciò appena torno a casa faccio tutto. Sono un po' stanco perché questa giornata è stata abbastanza impegnativa, non tanto, però comunque un po' l'estate. Perciò ragazzi, ci vediamo dopo appena torno a casa. Metti. Metti. Che c'è? Figa. Metti, quanto sei bello. Moju. Moju. Che c'è pure tu? Madonna, morta la palla. Si va. Mi sono dimenticato di riprendere mentre mangiavo per farvi vedere almeno cosa stessi mangiando, cosa mangiavo oggi. E mi sono fatto prendere dalla fame e non ho ripreso più niente. Comunque ho mangiato un piatto di pasta al pomodoro, la frittata ha fatto mia madre ma non la volevo perché ero pieno, perché ho mangiato anche un'insalata di pomodori. Perché chi mi conosce bene sa che io ne mangio troppe al giorno, ne mangio davvero tante. E mi piace tanto l'insalata di pomodori con il sale e l'olio. Allora, marzapane. Salve. Sta facendo non lo so, sinceramente. Cosa stia facendo? Sta tipo vibrando, facendo vabbè. Che piede enorme. Allora, dovrei incominciare a fare architettura, o meglio, dovrei incominciare a fare lo schizzo di architettura. Oggi il prof ci ha segnato da fare la progettazione di un negozio di vestite. Intanto io ho preso spunto da tipo da Prada, Zara, Gucci. Ho preso un po' spunto da tutti perché così realizzo il best negozio EU. E niente, dovrei iniziare. Sono le 5:26, perciò adesso porto Bettigio che il sole è abbastanza, cioè non è troppo forte, insomma. Perciò adesso la porto giù e si blogga giù in giardino. Adesso dovete vedere una cosa molto interessante. Se io dico la formula magica, Betty, andiamo? Andiamo Betty. Andiamo, andiamo Betty. Andiamo. Quasi finito di fare lo schizzo, sono fermato dopo 2 ore da quando ho iniziato. Ho già cenato con insalata di pomodori e un piatto di pasta al sugo con il formaggio sopra. Di nuovo, ossia il pranzo di stamattina, perché mia madre non gli andava voglia di cucinare, non voleva cucinare. Adesso sono le 20:32 e fra poco io vado a dormire. Fra massimo 2 ore poi mi metto già a letto. Devo portare Betty giù, ma non lo riprendo perché non si vedrebbe niente giù. Io ho voluto fare questo video per farvi vedere un po' la mia giornata, comunque cosa faccio. Siccome non mi andava di fare un canale di tutorial solamente, volevo comunque far conoscere la mia persona, far conoscere chi sono. Se vi fate un'idea di chi state guardando il video, insomma. Grazie per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un mi piace per altri vlog o video del genere. Spero che vi sia piaciuto. E che dire, io chiudo qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno. Sto preparando tutorial, anche video stupidi. Che dire raga, io ho finito. Da Marco Mazzella è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.